Buongiorno ragazzi, bentornati in un nuovo vlog, in un nuovo giorno. Allora, io sto facendo il letto perché ragazzi voglio andare immediatamente a Lidl. Allora, sono già le 9 e sono sicura che sono già in ritardo perché a Lidl le persone fanno la corsa. E quindi secondo me sono già in ritardissimo, cioè dovevo stare là fuori alle 7:30, perché da lunedì a Lidl è cominciata la promozione della slow cooker. No, slow cooker? Sì, non so come si chiama. Comunque quella pentola, quella là a cottura lenta, che però va a corrente. E quindi ragazzi la voglio assolutamente prendere. 3 litri e mezzo costa 22 euro. Io l'ho vista già da un po' di anni che la corteggio su Amazon, però quella là da 6 litri, la più grande, perché visto che siamo una famiglia numerosa, la 3 litri e mezzo è un pochino piccolina. Però ragazzi, visto che costa poco, la voglio assolutamente prendere, sempre se la trovo. E quindi sto andando, cioè sto andando, sto prima facendo le pulizie. Non ci fate caso, ieri ho fatto lo shampoo, ma non ho assolutamente passato la piastra. Sta settimana saranno così alla Zavaroid, quindi alla Cat the Can. E niente, faccio i letti, mi muovo e voglio andare a prendere sta pentola, perché stavo dicendo su Amazon costa molto di più. Quella là, la più economica, però sempre di dosi piccoline, di litri piccolini, sulle 30-40 euro. Poi magari vediamo se trovo qualcosa, ve la lascio qua giù nel link a prezzo buono. Mentre quelle là da 6 litri, 5 litri, 5 litri costano, dipende, 50, 60, 70, sta pure quella di 120, quindi voglio andare a prendere questa qua lì, dalle in poche parole. Speriamo di trovarla, faccio i letti, ci vestiamo, cioè ci laviamo, ci vestiamo e corriamo a Lidl. Senti, senti. Non si sente più. Pappagallo di Nonna Italia. Oddio. Non c'era un posto per parcheggiare la macchina. Praticamente zero. Allora, arrivata. Ho lasciato il caffè in macchina. Niente ragazzi, sono andata a Lidl e finalmente ho trovato la pentola. Sono stata fortunatissima. Però non ho trovato il posto per la macchina. Ma sei un Zan? Ah, i bimbi già stanno qua. Ma mangiamo qua, sono già quasi mezzogiorno. Bimbi, maronna, dicono sempre, mamma mia. Sono già quasi mezzogiorno, mangiamo e ce ne andiamo perché oggi loro ricominciano il dopo scuola. Di ritorno a casa vi faccio vedere la Silver Crest. Allora, per prima cosa ragazzi, ho preso la crema depilatoria che io utilizzo solamente sulle braccia. È dall'estate che non li faccio più, quindi devo assolutamente farli. Poi ho trovato questi qua in offerta, 99 centesimi della Galbusera, riso su riso, sono con all'interno riso e mele. Secondo me sono buoni, belli croccantini. Quindi ho preso quelli. E poi erano in offerta 1,19 euro se non erro, le chiacchiere. E ho preso queste qua. E poi ragazzi, la pentola a cottura lenta, la slow cooker. Ora ve la faccio vedere. E l'apriamo anche perché io sono troppo curiosa. Poi io sono una che ragazzi subito deve provare le cose. E infatti dopo vado, vediamo all'MD o al Sisa o al Sigma, perché voglio andare a prendere. Stamattina non ho perso troppo tempo alle Lidl, perché sì, mo togliele, perché c'erano anche i bimbi. Mo ne approfitto che dopo se ne vanno al doposcuola, ricominciano, si ricomincia e vanno a fare un po' di ripetizioni, e poi vado insomma a prendere qualcosina, perché stasera la voglio subito mettere in funzione e soprattutto devo vedere qualche ricetta. Comunque mo l'apriamo e vediamo com'è all'interno. Ah, questa qua, come vi dicevo, è
3 litri e mezzo, è 200 watt e ha 2 gradi di cottura. E all'interno c'è la pentola estraibile in ceramica. Allora, questo qua è lo scatolo. Ed ora l'apriamo e vediamo un po' com'è. Wow! Ok, qui ci stanno le istruzioni che dopo do un'occhiata. Ah, ci stanno anche delle ricette: zuppa di piselli, zuppa di pollo, budino di pane, petto di manzo stufato e crumble alla frutta, anche i dolci. Dopo vediamo. Allora, dolce, metto dopo, un attimo, mamma, il segno. Dopo fai un bel dolce. Subito no. Allora, c'è il coperchio che volevo vedere se è sporco. No, è sporco. Questo è il coperchio, vabbè, comunque la devo lavare. Però la scatola poi non la butto perché io non so se funziona o no. Fermo, che io dopo la pulisco io, fermati. Ok. Eccola qua, ora l'apriamo e vediamo com'è. Wow. Allora, oh, mazza quanto pesa. Questa qua, questa ragazzi è la pentola interna in ceramica che appunto si estrae. Poi su Amazon voglio prendere, ci stanno delle buste che si mettono anche all'interno per non andare a sporcare e rovinare poi con gli utilizzi la pentola qui in ceramica, e si può anche appunto cucinare là dentro. Quindi questa qua è la pentola e poi qui c'è proprio la padella. Apri e accesa la cosa. No, Cristian, io non voglio parlare più a mamma, eh? Ok? Voi le punizioni le dovete capire, ho detto no. Eccola qui, questa qua è la pentola, all'interno si mette questa qui e poi sopra il coperchietto. Vediamo un po', tutto perfetto? Sì, meno male. Eccola qua ragazzi, ora però voglio andare a leggere le istruzioni perché ci stanno 3 gradi di 3 qua sta scritto, ma vediamo un pochino cosa sono. Spegni la luce nel salone. Spegni. Ore 17, andiamo a prendere i bimbi al dopo scuola e poi torniamo a casa. Io ho acceso anche i termosifoni, ragazzi, perché fa un gelo pazzesco. E mo mi scendo pure gli ombrelli perché non so fuori se piove. Comunque fa super super freddissimo. E niente, volevo andare a fare la spesa, alla fine non sono andata da nessuna parte. E questo è quanto. Ci mettiamo i giubbotti e usciamo. Io e Jacopo Pio. E non vedo l'ora di mettermi il pigiama perché questo pantalone devo dire che mi va leggermente strettino. Vuol dire che sono dimagrita, ragazzi. Jacopo, cosa hai portato con te? Fammi vedere. Cane. Il cane. Anche le macchine. Fa freddo. E tutti amore. Però non piove. E tu. Siamo stati fortunati che non piove. Mettiamoci più qua perché sennò viene a piovere. Viene a piovere, viene la macchina. Eccola. Eccola. Ti piace questa macchina? È bella, sì. Perché è cane grande. Grande, costa. È bene. No, mamma, non già di me permette, belle, ma in un futuro non si sa. Ritirati. È Cristian, è pure scivolato. Allora, noi abbiamo cenato. Sono le 21:40 e guardate qua cosa ho preso, le chiacchiere, ho messo su anche lo zucchero. Ora vi faccio vedere i bimbi come saranno contenti, soprattutto Vincenzo e Jacopo. Bimbi, a tavola. Che c'è? Le chiacchiere già ora. Noi ce le mangiamo già ora. Le chiacchiere già. Ma guarda, quello è carnevale, è il 14 febbraio, quindi manca pochissimo. Com'è Pio? Buono. Papì è sempre tutto buono. Che c'è mamma? Perché sei così? Sei arrabbiato? Ma ci devi mettere pure dei corallini. Queste qua comprate sono sempre buonissime.
Cioè sono fritte, sembrano fatte un po' fritte e un po' al forno, sono veramente buone. Io continuo a pulire la mia cucina, ragazzi, c'è ancora un casino perché abbiamo mangiato un pochino più tardi, che i bimbi sono andati al GameStop e si sono presi 2 o 3 giochi, visto che a Natale hanno fatto dei soldini e si sono voluti andare a comprarsi i giochi. Soldi per me buttatissimi. Comunque io zuppo un po' di zucchero che c'è qua sul top e me lecco le dita. Buone, amici. E a porcellino. Allora, ragazzi, oggi è praticamente il giorno dopo. Vi saluto ora perché montando il video mi sono accorta di non averlo proprio più terminato. Oddio mio. E quindi vi saluto oggi. Qui, ragazzi, sta piovendo ormai da non so quanti giorni. Domani, che per me è il 7, per voi è oggi che guardate questo video, si ricomincia alla normalità, quindi ricominciamo con la DAD e poi, se Dio vorrà che tutto procederà come finora hanno scritto, l'11, quindi lunedì, Christian e Jacopo torneranno a scuola, mentre Vincenzo tornerà il 18. Quindi speriamo veramente che questi bambini possano tornare comunque alla loro normalità per non influenzare veramente troppo sul loro, sulla loro testa, no? Comunque gli effetti psicologici, ecco, potranno esserci. Questa è una cosa che mi preoccupa, quindi speriamo veramente che possano tornare a scuola in tranquillità, nella quasi normalità di prima, almeno possono stare a contatto con, cioè vedere da vicino, no, le maestre, gli amichetti. Scusate, ma qui c'è qualcuno che russa. C'è Giuseppe che dorme. E quindi speriamo veramente che cominciamo bene e termineremo bene. Quindi io vi saluto, ci vediamo domani con un nuovo vlog, e sarà il vlog della nostra Befana, che per me oggi, ma ragazzi, alla fine siamo a casa, niente di particolare. E poi in questi ultimi giorni sono un po' più così, un po' più presa dall'ansia, da questi attacchi di panico, quindi sono un po' più giù, però non ci dobbiamo fare assolutamente abbattere. Cioè, appena ci viene questo stato di malessere, dobbiamo subito, cioè subito, è un po' difficile, perché poi parlare una cosa e averlo ne un altro. Dobbiamo comunque cercare di essere sempre positivi, di sorridere e via dicendo. Comunque io vi saluto e ci vediamo domani mattina con un nuovo vlog.